Senta, signor Battino, lei è collaboratore di giustizia, no? Quindi Sì. ha commesso dei reati anche di criminalità organizzata. Ci vuole raccontare con quali persone era associato? Ho fatto parte della banda della Magliana, abbiamo commesso reati dalla rapina all'omicidio, sequestro di persone e traffico di stupefacenti. Deve per cortesia parlare un po' più forte. Cioè va bene vicino al microfono, ma a voce, a tono di voce un po' più alto. Grazie. Ecco, fra queste attività qual è stata la prima di queste inizialmente? Rapine. E quali erano le persone con cui era associato inizialmente, le persone con cui commetteva queste rapine? Giuseppucci, Daniela Bruciati in un secondo tempo. Sì, no, dico inizialmente adesso. Danesi, Castelletti, Mastropietro. Quindi inizialmente eravate dediti alle rapine. 6-7 persone. Ecco. Non era ancora formata la banda della Magliana. Ci troviamo in quali anni? 75-76. In seguito vi siete interessati anche di traffico di cocaina? Sì, quando siamo legati al gruppo di Acilia, Ostia, Nicolino Felis, Edoardo Toscano. Quindi questo gruppo di Selis e Toscano ad un certo momento ha iniziato, diciamo così, a collaborare con voi. Sì. Quali erano le persone che ricorda far parte di questo gruppo di Selis e Toscano? Daniel Rosso, non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo il cognome. Anche Lucioli, Fulvio Lucioli Lucioli. Fondi, sì, Lucioli Fondi. Anche Carnovale. Carnovale Vittorio, sì. Quindi questo è il gruppo che viene designato come gruppo di Acilia Ostia comunemente. Sì. Avete commesso insieme a questo gruppo di Selis e Toscano anche degli omicidi, sempre verso la fine degli anni 70. Non Brevemente. ricordo la data, però il primo omicidio che abbiamo commesso fu quello di Nicolini, Franco. Senta, per quanto riguarda il commercio di eroina, fra voi e il gruppo di Selis, il gruppo di Acilia Ostia, i rapporti erano regolati in maniera precisa rispetto alla spartizione dei proventi? In un primo momento sì, finché insomma, il contatto veniva da parte nostra, abbiamo fatto cose regolari. Poi c'è stato un contatto che fu mandato da Nicolino Felis, che non è stato regolare, ha preso la partita una stecca un po' più grande, e lì è successo lo screzio per cui è nato l'omicidio Felis. Ecco, questo in un secondo momento. Quindi inizialmente mi pare di capire che era un 50 e 50 era Sì. per ciascun gruppo. L'attività di questa organizzazione è entrato a far parte anche Renato De Pedis a un dato momento. Sì, in un secondo momento ci siamo uniti al gruppo Il Testaccio, più che altro per vendicare la morte di Franco, che Renato era molto amico di Franco Giuseppucci. De Pedis, prima di iniziare questa attività con voi, era detenuto? Era? Detenuto, sì, Detenuto. detenuto per una rapina. Quando parla di gruppo del testaccio, che intende? Ci dica un attimo Il gruppo brevemente. Testaccio era formato da De Pedis, Pernesetti, Raffaele, Danilo Bruciati, Maragnoli, Ettore e altri componenti tipo Paradisi, Zumpano. Un aumento della vostra attività, un incremento di questa attività. Parlo del traffico di stupefacenti. Sì, avevano dei canali un po' più forti, insomma. Ecco, poi magari di questi canali parleremo più tardi. Lei ha accennato all'omicidio di Franco Giuseppucci come elemento che ha creato una comunanza di interessi, diciamo così, fra questi gruppi, no? E ricorda più o meno quando è avvenuto l'omicidio di Giuseppucci? Nell'80 forse, Nell'80. faccio un po' confusione con le date.
All'interno dei vostri gruppi si era discusso dell'omicidio di Giuseppucci, era stata attribuita a qualcuno la responsabilità per vendicare Giuseppucci? Sì, sì, c'è stata una vendetta abbastanza lunga. E a questa vendetta hanno partecipato tutti i gruppi, compresi i Testaccini? Sì. Ecco, adesso le farò alcune domande riguardanti l'oggetto specifico di questo processo, cioè il delitto Pegorelli. Poi magari se nominerà delle persone di cui abbiamo già parlato, ma dobbiamo dire qualcosa in più, o di cui non abbiamo ancora parlato, ci dirà poi chi erano queste persone, quando le ha conosciute. Intanto, Pegorelli muore il 20 marzo del 79, per situare nei suoi ricordi la vicenda. Quando è morto Pegorelli, lei sapeva chi era? No. Pucci. Ecco, senta, allora, che lei sappia, o che abbia saputo anche in seguito, Pegorelli ha fatto una qualche attività che lo ha messo in contrasto con la banda della Magliana, diciamo così, qualche cosa che ha dato fastidio a qualcuno dei componenti di questa banda? No, che io sappia no. Come ripeto, io ho preso questa notizia durante una detenzione, che passavano un filmato in televisione, dove appunto si... Ecco, allora adesso vediamo questa notizia. Ecco, quando è che ha avuto la notizia del... riguardanti l'omicidio Pegorelli e riguardanti le persone che ne erano responsabili? Eravamo detenuti per un non ricordo per che cosa, no? Non so. E Giuseppe Pucci mi disse che lui stesso aveva fornito le persone per eliminare il giornalista. Allora, quindi la prima notizia gliela dà Franco Giuseppe Pucci. In occasione, diciamo, di un filmato televisivo che stavate vedendo insieme, sì. Cioè di una trasmissione televisiva. Sì, poteva essere anche un telegiornale, non... Ma era già avvenuto l'omicidio? Questo non riesco a ricordarlo, se era già avvenuto, però non so se era il momento, il giorno che era avvenuto o in seguito. Quindi è possibile anche che questa sia stata... Perché c'era solo l'immagine della macchina con il giornalista morto. Ecco, subito dopo l'omicidio. Sì, sì, ok. Comunque, lei non ricorda se questo è avvenuto immediatamente dopo l'omicidio o anche a distanza di tempo? Non ricordo se era immediatamente il giorno dopo, insomma, il giorno stesso o qualche tempo dopo. Che cosa le disse De Pedis? Che cosa le disse Giuseppe Pucci su questo? Bene, mi fece capire che era roba di Daniele Bruciati e che lui aveva fornito gli elementi, le persone, insomma. In quel momento le disse, le fece anche dei nomi di queste persone? No, perché ancora io sapevo che Giuseppe Pucci frequentava ambienti di destra, però ancora non me l'aveva presentato. Ecco, in seguito poi ha saputo qualcosa di più sui responsabili dell'omicidio Pegorelli? Sì, quando siamo usciti mi ha presentato delle persone, tra queste c'era appunto Carminati, che mi disse che fu lui a uccidere Pegorelli. Giuseppe Pucci. Questo avvenne quando Giuseppe Pucci le presentò Carminati? Sì. Quindi quando lei ha saputo che Carminati era uno degli assassini Pegorelli, lei non lo conosceva, lo vedeva per la prima volta? Sì, usciti dal carcere. Carminati ha partecipato anche alla vendetta di Giuseppe Pucci. Senta, dove avvenne questa presentazione? Al bar Vierico Fermi. Insieme a Carminati le vennero presentate altre persone da Giuseppe Pucci? Sì, i fratelli Bracci, i fratelli Pucci in seguito, Alessandro Librandi. Lei ha conosciuto Alessandro Librandi e i fratelli Bracci insieme a Carminati lo stesso giorno? Quello stesso giorno le vennero presentati anche a Librandi e Bracci? I fratelli Bracci sicuramente insieme a Carminati, perlomeno uno, gli altri successivamente.
Non ho capito bene. Senta, in questa occasione il fatto che Carminati fosse uno degli assassini di Pecorelli, Giuseppe Pucci gliel'ha detto presente Carminati o no, in seguito? No, quando è andato via. Facendo riferimento al discorso che avevamo fatto durante il carcere, cioè, ecco, questo è uno delle persone che ha ucciso il giornalista. Le disse qualcosa anche sulle ragioni, sul momento dell'omicidio? Mi disse che era per fare un favore ai siciliani. E siciliani che praticamente tramite Danilo Abbruciati, era stato richiesto da Danilo Abbruciati. Senta, prendevate per siciliani? Un gruppo che era a Roma, che faceva parte di Pippo Calò. Bene, poi di questo gruppo magari parleremo più in dettaglio dopo. Le disse anche perché avevano deciso di uccidere Pecorelli? Perché i siciliani volevano uccidere Pecorelli? Perché era stato commesso questo omicidio? Mi disse che stava indagando troppo su una persona politica. Le disse chi era questo personaggio politico? No. Lei lo ha chiesto? No, neanche. Saggi si riprometteva, se se ne riprometteva qualcuno? Sì, aggiustamento dei processi. Cioè, questo è quello che le disse Giuseppe Pucci, cioè Giuseppe Pucci faceva questo favore perché poi la sua intenzione, il suo programma era quello magari di utilizzare queste amicizie per poter averne dei vantaggi nei processi. Sì, perché Giuseppe Pucci era legato a Dio Dallevi, a Danilo Abbruciati a Dio Dallevi, insomma, a Dio Dallevi a Pippo Calò, insomma era tutto un giro.